Cadono a pezzi le scuole siracusane, molte delle quali allestite da anni in bassi fatiscenti ed inidonei o in edifici troppo vetusti. Lo sanno bene gli studenti dell'istituto alberghiero Federico II di Svevia, che ieri hanno deciso di abbandonare la sede centrale di via Polibio, dove si era registrato l'ennesimo distacco di calcinacci, questa volta dal tetto di un'aula. È partito tutto da un'aula e una mamma che giustamente si è lamentata, e abbiamo dovuto fare qualcosa perché non possiamo ancora aspettare per l'ennesima volta. Ci garantiscono sempre sicurezza, ma tutte e tre le sedi stanno cadendo a pezzi totalmente. La sede centrale, dove appunto c'è anche la vicepreside, sta cadendo a pezzi, è entrata acqua dal tetto, e questo è un edificio veramente pericolante. E il Gaggini, dove appunto ci sono quattro classi, che comunque non ha la sicurezza necessaria. Diamo una scuola migliore, così non si può stare. Noi vogliamo le scuole sicure, non è giusto che se entriamo in una scuola e non è sicuro, come se noi stiamo andando in un luogo di lavoro, ci alziamo presto, andiamo là, lavoriamo e ci devono capitare queste cose perché le scuole non sono sicure.